Ciao a tutte e ciao a tutti, sono FederTube e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Tenetevi forte, anzi mettetevi comodi o comode, prendete qualcosa da bere o da mangiare, perché in questo video andremo a raccontare la triste storia e il triste destino di Sequoia Adventure. Un'attrazione, un'identità. Nome Sequoia, cognome Adventure, inaugurato nel 2005, segni particolari tutti praticamente, però Sequoia era un'attrazione appunto particolare perché non aveva mezze misure, o la si amava o la si odiava. Voi da che parte stavate, pro Sequoia o contro Sequoia? Scrivetemelo pure qua sotto nei commenti. Però perché Sequoia si è tirata dietro molte critiche, anche perché la tipologia di Sequoia, una tipologia che tra l'altro mi sa che adesso non esiste neanche più, ovvero quella dello Screaming Squirrel, era particolare perché quando era stata presentata come nuova montagna russa di Gardaland si poteva magari pensare a una montagna russa classica. Sequoia no, Sequoia non è classica, Sequoia rompe gli schemi. E infatti l'immaginario collettivo di una montagna russa cos'è? È quello di un percorso che ha una salita e poi una discesa. Sequoia aveva la salita ma non aveva la discesa, e chi non ha visto Sequoia si chiede: ma scusami, ma se si va col convoglio fino in cima alla salita, come si fa a scendere? Si va giù nel vuoto? No, quello assolutamente no, ma si discendeva tramite queste inversioni chiamate saxofono. Ora prendiamo questa parola, ricordiamola perché a breve ci tornerà molto utile. Però Sequoia quindi non aveva discese, era un roller coaster senza discese, un roller coaster dove si discendeva tramite queste inversioni, e queste inversioni portavano a una parte del tracciato che era una sorta di rettilineo sul falso piano, quindi non un rettilineo dritto ma un po' inclinato per far scorrere meglio il convoglio. Quindi no, Sequoia non poteva bloccarsi a testa in giù, ricordiamoci bene anche questo perché ci ritornerà utile molto breve. Però Sequoia quindi aveva questo tratto a testa in giù che non lo si faceva una volta, non lo si faceva due volte, ma lo si faceva tre volte. Risultava un pochino pesante andare così a testa in giù per questi tratti, dove questi tratti non erano fatti neanche in modo veloce ma erano percorsi lentamente. E questa è un'altra peculiarità di Sequoia, ovvero il fatto di essere lenta. L'immaginario collettivo di un roller coaster prevede un roller coaster che vada veloce, che sia lanciato, che sia comunque con il convoglio trainato con una catena, però si immagina quindi questa montagna russa che va veloce. Tanto è vero che mi ricordo che diverso tempo fa su un forum, non so se su Gardaland Tribe o Supersmania, però un utente si era posto un dubbio: ma Sequoia Adventure è così come la vedo nelle fotografie, oppure ha anche qualche discesa ripida nascosta in qualche punto? No, Sequoia Adventure è così come la vedi nelle fotografie. E quindi ha un po' spezzato l'idea dell'immaginario collettivo che si aveva di un roller coaster tradizionale Sequoia Adventure. Chissà tra l'altro se appunto per questa sua particolarità in futuro la tipologia dello Screaming Squirrel verrà rivalutato o meno. Però Sequoia aveva un'altra peculiarità: le sedute erano abbastanza scomode. Praticamente partiamo dallo schienale. Qualche roller coaster c'ha lo schienale che è anche abbastanza avvolgente, un po' inclinato verso il dietro, quindi un po' un modo per avvolgere l'ospite che fa il roller coaster. Sequoia no, Sequoia aveva uno schienale dritto, ma veramente dritto. Ci si sedeva, pam, si sentiva questo schienale tipo bastone lungo la schiena e si stava lì proprio fieri con la schiena dritta. Ma Sequoia aveva un'altra particolarità, ovvero le protezioni. Le protezioni di Sequoia. Allora, immaginatevi un coaster tradizionale tipo Shaman, tipo Raptor, che ha queste protezioni che le classiche over the shoulder, le protezioni sulle spalle, che quando scendono avvolgono tutto il corpo, dalla spalla, prendendo il bacino, andando poi giù verso la pancia. Quindi tutto il corpo è avvolto dalla protezione che tiene l'ospite sul sedile, quindi ci si sente proprio un tutt'uno con il sedile. Sequoia Adventure no, aveva le protezioni sulle spalle, sì, che erano due striscettine che partivano dalle spalle e basta, cioè, e finivano qua sulle spalle. Quindi queste due striscettine che prendevano timidamente le spalle, che a volte quando si faceva così ballonzolavano anche e si andava a testa in giù per tre volte. Però a parte questo, oltre a queste piccole timide over the shoulder, c'era una lap bar, una protezione che prendeva il bacino e un po' ti teneva al sedile, anche se molte volte quando si andava a testa in giù mi ricordo che ci si staccava prepotentemente dal sedile. Ora è un'attrazione sicura, come tutte le attrazioni, anche se
Sequoia è un'attrazione sicura, le protezioni erano controllate, così come tutte le componenti meccaniche del coaster sono controllate ogni giorno prima dell'apertura del parco. Quindi Sequoia aveva queste protezioni che però ti davano più sensazioni, perché facendo un'inversione che aveva questa conformazione, quindi dando la sensazione di cadere nel vuoto, anzi mi ricordo che sul Deplan pubblicitario c'era scritto "ho avuto la sensazione di cadere nel vuoto e che brivido quando mi sono capovolto", quindi Sequoia dava questa sensazione in primis di cadere nel vuoto, sensazione poi dopo interrotta dal capovolgimento, da quando si andava a testa in giù. Sequoia aveva anche un punto per me molto molto a favore, quindi una lancia a favore di Sequoia la voglio spezzare, non solo per la sua unicità ma anche per la sua scenografia, una scenografia ad opera di Claudio Mazzoli che riprendeva i canoni di una segheria americana. Tra l'altro, perché Sequoia ha una scenografia che riprende una segheria americana? Perché la genialità qual è stata? Con la scenografia di Sequoia si è iniziato a creare un anello tematico che comprendesse Magic Mountain, Sequoia Adventure e Colorado Boat, e quindi si iniziava a riordinare un po' quell'area, e Sequoia aveva un tronco da albero scavato alla base, creando quindi un tunnel che era l'arco d'ingresso dell'attrazione dove campeggiava sopra la scritta Sequoia Adventure. E parlando di quel tronco, parliamo di un qualcosa quindi che non compariva solo nella realtà, l'ingresso, ma quell'ingresso compariva anche nello spot pubblicitario, uno spot dove la prima parte era stata girata in un'aula che credo sia un'aula dell'Università di Bologna. In caso se qualcuno di voi ne sa qualcosa, scrivetemi pure qua sotto nei commenti, in modo tale da indagare anche su qualche location che sono entrate un po' sfiorando la storia di Gardaland, perché comunque parlando di spot del parco lì si sfiora la storia di Gardaland. In quest'aula c'era un professore che parlava del trasporto dei tronchi con vicino un mulino, che tra l'altro quel piccolo mulino che si vede sulla cattedra, quel modellino, è stato esposto a Gardaland Memorabilia, la mostra purtroppo temporanea di plastici di attrazioni e non relativi a Gardaland, e vedere quel modellino dal vivo è stato abbastanza particolare, anche perché stilisticamente come idea scenografica di una segheria, di un mulino, mi piace. Quindi peccato che poi non l'abbiano realizzato. Però cosa succedeva? A un certo punto durante la lezione il professore veniva interrotto da un'alunna che le chiedeva: "Mi scusi, ma come trasportavano i tronchi?" E il professore, un po' con lo sguardo del tipo "tu mi hai interrotto, mo adesso vedi", pigia un pulsante e fa ribaltare il banco, che è una cosa che io vorrei introdurre in tutte le aule. Cioè magari qualche studente che rompe le scatole al professore, il professore pigia il pulsante, il banco si ribalta e via. Però a parte questo, questi qua col banco ribaltato si trovano catapultati su un carrellino e vanno ad esplorare questa segheria. Tra l'altro i binari riprendono un po' il layout di Sequoia, con i saxophone, con le inversioni tipiche dell'attrazione. E in quello spot si vedeva le persone inserite in un contesto scenografico di una segheria, con delle seghe circolari che li sfioravano, con dei tronchi d'albero sospesi che quasi gli andavano addosso, quindi un qualcosa che dava molta adrenalina, un qualcosa che sembrava quasi un percorso ad ostacoli, un qualcosa che nella realtà non era così praticamente, perché anzi nella realtà qualche elemento simile c'era, ovvero le seghe circolari poste in prossimità dell'ultima inversione, e soprattutto se si era in prima fila l'effetto era bello perché si faceva l'inversione e quando si era perpendicolari al terreno si vedevano le seghe circolari davanti ed erano belle, perché comunque davano la sensazione di andarci a schiantare più o meno. Ovviamente era una sensazione, non succedeva veramente qua, meglio specificare, però Sequoia Adventure aveva questa scenografia che stava giusto alla base del coaster, che dava identità a questo coaster qua, quindi dava un concept scenografico, un'ambientazione precisa. E alla fine dello spot si poteva vedere il professore con una giacca a quadri che stava vicino a un tronco con scritto Sequoia Adventure, che riprendeva il tronco che si poteva vedere come ingresso a Gardaland. Tra l'altro alla fine dello spot si può notare una scritta "in esclusiva mondiale". Questo perché? Perché nel 2005, quando Sequoia è stato inaugurato, era l'unico Screaming Squirrel costruito al mondo. Ce l'avevamo solo noi a Gardaland, Sequoia Adventure, quando era stato inaugurato. Anzi, è una tipologia strana, perché? Perché di Screaming Squirrel come Sequoia c'è stato, beh, Sequoia, un altro a Mysterious Island in Cina, e basta. E poi l'SNS Power ha creato delle altre generazioni derivate dal concetto dello Screaming Squirrel, però essendo un prototipo Sequoia ha portato qualche, diciamo, rischio derivato dal fatto di essere un prototipo, ovvero
i problemi tecnici. Sequoia nel 2005 soprattutto ha avuto tanti problemi tecnici, erano più le volte che aveva il problema tecnico piuttosto che era aperta, tant'è vero che nel 2006, l'anno successivo, Sequoia Adventure è stata rilanciata come novità. Quando nel 2007, anzi nel 2006, Sequoia Adventure ha iniziato ad andare quasi apparentemente senza problemi tecnici, quando tutti lì al parco si stavano tranquillizzando perché dai, forse abbiamo risolto i problemi di Sequoia, anche se a volte si blocca però poi dopo riparte, nel 2017 arrivò l'imboscata più grande. Il primo giorno di apertura, se non sbaglio, del parco, quando dei giornalisti stavano sotto a un shaman inaugurato senza la realtà virtuale, Sequoia Adventure decise di fare lo scherzone. Decise di bloccarsi a metà salita. Pam! Gente che se n'è stata a metà della salita ferma, ovviamente quando tutti i giornalisti guardando in su videro il carrellino fermo, chi se ne frega di Shaman, Sequoia si è bloccata, boom, tutti a scrivere terrore a Gardaland, la montagna russa si è bloccata a 30 metri d'altezza, che non è vero perché a metà salita sarà stata tipo a 15-16 metri, a testa in giù, perché Sequoia va a testa in giù, quindi se va a testa in giù si deve bloccare a testa in giù, in realtà no. Era ferma sulla salita, le persone sono scese dagli scalini d'emergenza vicino alla salita. Però, a parte questo, purtroppo ci deve essere sempre il giornalismo che guarda i parchi divertimento come luoghi dove apparentemente ti diverti, ma in realtà no, in realtà non ti diverti, in realtà vai incontro al pericolo perché i giochi e le giostre, lo dico apposta per far capire più o meno che mentalità c'è dietro, i giochi e le giostre sono pericolosi, cosa non vera, però purtroppo certi articoli che leggo lo fanno passare per delle macchine della tortura, macchine infernali, che non sono per niente così. Però Sequoia Adventure nel 2017 ha avuto un blocco, un ennesimo blocco, con quel blocco tecnico del 2017 Sequoia Adventure da un giorno all'altro, all'improvviso, senza preavviso, chiuse. Con un comunicato del parco, Sequoia Adventure chiude per manutenzione straordinaria. E io credo che un'attrazione che è stata criticata, che aveva anche una portata oraria abbastanza bassa, perché all'inizio Sequoia andava con 3 carrellini sul tracciato, uno in salita, uno lungo le inversioni e uno ai freni finali, andando avanti poi si è arrivato a un solo carrellino lungo la salita, le inversioni, che quando ritornava ai freni finali faceva partire l'altro carrellino, quindi, e i carrellini avevano 4 posti ciascuno, quindi si creavano delle code anche quando al parco l'affluenza era bassissima. Però un'attrazione che aveva portata oraria abbastanza bassa, problemi tecnici, diverse critiche spinte, un'attrazione quando ha un blocco simile in realtà vuole comunicare una cosa al parco. Vi prego, abbattetemi, così la smetto di soffrire. Ora, se tu hai una bontà paradisiaca, vedi una cosa simile e dici, ok, tranquilla Sequoia, prendimi per mano e ti conduco verso una fine dignitosa. Tutti ti ricorderanno come un'attrazione scenografata come una segheria americana e tutti ti ricorderanno come Sequoia Adventure. E il tuo ricordo rimarrà scolpito negli annali. E invece no! Invece se tu hai una mentalità infernale, una mentalità diabolica, guardi Sequoia, guardi fuori dal parco, vedi che fuori dal parco stanno costruendo un hotel a tema magico, la tua mente fa uno strano sillogismo tra una possibile seconda vita che potrebbe avere Sequoia e un hotel a tema magico, ed è lì che nasce un qualcosa come Sequoia Magic Loop. Ora analizziamo il nome. Sequoia, derivato da Sequoia Adventure, Magic perché era lo stile magico, l'anno della magia. Chi di voi si ricorda l'anno della magia? Il 2019, credo uno degli anni migliori, perché vette di trash come quell'anno non ne toccheremo mai, e spero che non ne toccheremo mai. Però, a parte quello, Sequoia agghindata come un pan di stelle, che avevo fatto anche il video dove lo chiamavo pan di stelle, quella battuta poi dopo ha fatto il giro, che mi fa piacere che da quel video quella battuta è uscita e tutti Sequoia Magic Club l'hanno chiamata pan di stelle, che veramente, cioè, Sequoia agghindata con le stelline su tutta l'impalcatura. Quindi qua dal lato Magic, che da adesso
Non ridete perché è tragica la cosa, perché Sequoia Magic Loop aveva un tema specifico, e voi direte quale. Sequoia Magic Loop non aveva il tema di una segheria americana classica. Tenetevi forte perché non so se ve lo ricordate, ma in caso vi sblocco un ricordo, Sequoia Magic Loop aveva il tema di una fabbrica di bacchette magiche e manici di scopa. Voi vi chiederete, ma che senso ha? Nessuno, però... lasciate fare, lasciate fare. E poi Loop. Allora, vicino a Sequoia c'è Shaman, le vecchie Magic Mountain, che hanno il giro della morte. Quella in versione Loop. Sequoia ha i saxophone, non ha i Loop. Perché chiamarlo Loop? Ok. Provo magari a giustificare il fatto che si chiami Loop. Magari i tre saxophone ripetuti era come fossero un loop inteso come circolo temporale che si ripete. Spero così veramente, perché se no, Sequoia non ha il loop, almeno chiamala Magic Saxophone, metti delle casse in prossimità delle inversioni con una fotocellula, quando passa il convoglio quelle casse suonano una musica, così almeno sembra che tu stia suonando la trazione quando sei sopra, e anche da sotto si crea una colonna sonora per la trazione. Invece no, Sequoia è diventato Sequoia Magic Loop per l'anno della magia, che era una stagione che è stata un marchettone allucinante del Gardaland Magic Hotel, inaugurato nel 2019. Tra l'altro, in quel 2019 non c'è stata solamente Sequoia Magic Loop come novità, ma c'è stata anche l'apertura della Foresta Incantata, dove prima sorgeva Canyons nel Rio Bravo, e qua mi nasce spontanea una riflessione. Ora, ok, c'è stata la stagione magica praticamente per il Gardaland Magic Hotel, però quanto sarebbe stato bello se la stagione magica per presentare il Gardaland Magic Hotel si fosse fatta da aprile, marzo, aprile, fino a giugno, e poi da giugno si inaugurava un'altra stagione per l'estate di Gardaland, dove si poteva vedere l'apertura definitiva di Sequoia Adventure e di quella che è adesso la Foresta Incantata. Però la Foresta Incantata sorge dove prima appunto c'era Canyons, in mezzo al villaggio western, uno stile country molto simile a Sequoia. E allora mi chiedo, perché al posto della Foresta Incantata non hanno fatto un percorso a piedi in stile minerario, in stile western, magari interattivo, e... perché non hanno riaperto quindi Sequoia come Sequoia Adventure, magari facendo un upgrade alla scenografia in stile segheria americana e presentando come novità la riapertura del percorso di Canyons a piedi e la riapertura di Sequoia Adventure? Perché non hanno fatto dopo la Magic Season la Country Season? Da giugno, luglio, fino a settembre più o meno, un qualcosa che almeno poteva celebrare anche la riapertura di due posti, Sequoia e il vecchio spazio di Canyons, che senza farlo apposta avevano anche lo stesso tema, e quindi non sarebbe stato male iniziare con la Magic Season e poi sfociare in Country Season, in modo tale che Sequoia e lo spazio di Canyons potessero riavere un tema coerente con l'area circostante e un tema coerente con la loro natura. Però Sequoia Magic Loop aveva, se non sbaglio, la centralina elettrica in comune con Shaman, e questo ha portato una cosa, anche lì si interrompeva quasi sempre, era un loop in tutti i sensi, ma di interruzioni tecniche di Sequoia. Quando pioveva Sequoia si fermava, nel 2019 è andata avanti tra l'altro con una manutenzione homemade fatta da Gardaland, perché l'SNS Power, non producendo più gli Screaming Squirrel, non aveva pezzi di ricambio, tra l'altro. E quindi, poi non so se questa cosa sia vera oppure no, però, e quindi l'SNS Power c'è stata solamente lì a Gardaland come supervisione per dire, mo voglio vedere cosa hai fatto, poi ti dico se puoi aprirlo oppure no. Probabilmente qualche test è passato e quindi Sequoia è stata riaperta, però nel 2020 Sequoia Magic Loop, mi viene da chiamare Adventure, però Sequoia Magic Loop è stata chiusa. Dal 2020 nessuno ha più avuto sue notizie. Sequoia Magic Loop rimase chiusa dal 2020 fino a fine 2022, quando dopo due anni di pandistelle giganti in mezzo alle Magic Mountain arrivò l'ordinanza del comune e la notizia che Sequoia Magic Loop ci avrebbe salutato. E quindi... arrivando in questo 2023 senza Sequoia, dove le Magic Mountain sono ritornate ad avere quello skyline che era lì fino al 2004. E quindi, togliendo un pandistelle,
Ma con un piccolo cruccio che ho, perché se la scenografia era abbastanza kitsch, disse qua a Magic Loop, le sedute le avevano migliorate. Perché mi ricordo che avevano messo una sorta di cuscinetto posto nella parte inferiore dello schienale, facendo sì che con le spalle andassi un po' più in giù, quasi come su un roller coaster classico. Le sedute le ho trovate più comode. Peccato per la scenografia, però, a parte questo, un Sequoia Adventure con le sedute e anche la fluidità che aveva un po' Sequoia Magic Loop, perché mi sembrava anche che andasse giù più liscio, però con la scenografia di Sequoia, secondo me, sarebbe stata una buona attrazione. Però, ormai, un po' per i classici motivi tecnici, a Gardaland abbiamo salutato un'attrazione che la sua unicità nel mondo ce l'aveva e quindi... Ciao Sequoia, ti ricorderemo sempre così. Sequoia Adventure, un'attrazione, un perché. Ma perché? Scrivetemi qua sotto nei commenti voi che ricordi avete di Sequoia Adventure e quanto vi ha fatto strano vedere quello spazio senza Sequoia. E come sempre non mi resta che augurarvi buon divertimento, buona vita e noi ci rivediamo in un prossimo video sempre qua. Ciao!